Ciao a tutti amici a 360, facciamo un unboxing a 360. Oggi siamo andati in un negozio che si chiama Home Good, che ha sempre delle cose un po' strane, un po' anche europee, italiane, quindi, e anche prezzi buoni, perché a volte ci sono fondi di magazzino di marche buone. Comunque cose strane lì le trovi sempre. Allora, iniziamo subito. E anche prezzi molto vantaggiosi, perché guardate, questa scatola, che non, cioè non ci serviva solo, noi siamo entrati non sapendo cosa comprare, abbiamo visto delle cose interessanti e le abbiamo comprate. Questa scatola per fare i biscotti, molto bellina, guardate, che costa solo $1,99, ti dà tutto il necessaire per fare i biscotti, un giorno li faremo, petit. Vabbè, diciamo che questo l'abbiamo comprato solo perché costava $1,99. Assolutamente non ce ne fregava niente. Poi abbiamo preso i buonissimi baci di Saronno, specialità regionali italiane. Chiostro di Saronno, specialità. Biscuits, Alzenà, chocolate, cookie, Italian, biscotti regionali. Questo prodotto dell'Italia. Infatti la spesa di oggi è abbastanza incentrata su robe italiane che si sono trovate lì. Questo costa $2,99. Qua ve lo vedete se volete vedere. Poi abbiamo preso Illy Caffè Keurig, quindi sono le capsule 10 di Illy Caffè, $6,99 Illy. Poi ho preso Tazo, questo non è italiano, è una specie di cappuccino marca abbastanza famosa, Tazo, che fa tè. Io pensavo che facesse tè, però fa anche evidentemente caffè, vaniglia. 9 capsule, $8,99. Qua, guardate. Poi abbiamo preso piruline, crema di piruline, dark chocolate, simpatico, $3,99. Mettiamo qua. Poi abbiamo preso dei fior di neve, antica pasticceria ambrosiana, che l'antica pasticceria ambrosiana si trova a Bari. Many years ago in Bari, Italy, two acclaimed and popular master and pastry chef decided to combine their talent so that their delicious baked specialty cookies could be enjoyed all over the world. Today, Dolciari Ambrosiana is proud to offer you their traditional and artisanal cookie. They are awesome GMO-free, organic-free, made with premium ingredients, bla 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 bla, eccetera, 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 eccetera. Lo fanno a Castellana Grotte, provincia di Bari. Ovviamente tutti gli amici di Bari diranno che questi sono i biscotti migliori al mondo. Non d'Italia, al mondo. I fiori di neve li conosciamo tutti. Però ci abbiamo anche i canestrelli. Potete vedere che anche questi, con la modica cifra di $2,49, sempre di buh. Perché se Bari avesse una piccola mole antonelliana, sarebbe una piccola Torino e sarebbe una piccola città dove produrrebbero anche i cioccolatini più buoni d'Italia. Sorpasserebbero i gianduiotti. Abbiamo preso anche caffè latte 6 della Starbucks, che è una specie di cappuccino, che sinceramente il cappuccino fatto dalla Keurig è strabuono. Abbiamo già potuto notare la fragranza dei sapori, soprattutto il glutammato di sodio e il fosfato di nickel, è molto buono. $5,99, mettiamolo qua. Poi abbiamo preso il glutenetto chocolate Ricciarelli, non c'è bisogno di spiegazioni perché sicuramente gli amici toscani li conosceranno, perché è il biscotto ufficiale dei matrimoni in Toscana, quindi lo sappiamo, i Ricciarelli. Quanti di voi si sono sposati e hanno mangiato i Ricciarelli? Questo è fatto da Fernanda e Angelo, Italians, e sono di un paese del sud dell'Italia, Sant'Elia, la Toscana è a sud, diciamo, dipende da che punto vedi la rosa dei venti, sta sempre a sud, insomma, no? Comunque, Ricciarelli, e le mettiamo qua sopra, guardatevi.
Poi abbiamo Amaretti Virginia, Sassatello, Italy, Sofficini. La rinomata e premiata specialità Amaretti Virginia. Chi non li ha mai comprati gli Amaretti Virginia? Famosissimi, li conosciamo tutti. Sono della provincia di SV, Savona, di Sassello. Quindi la nostra amica d'Imperia, la Valeria o Valentina di Imperia, dirà: ah sì sì, io quando ero piccola, sai quanti ne ho mangiati di Amaretti Virginia? E lo mettiamo qua sopra. Poi, per finire il tour dell'Italia, forse no, non lo so, abbiamo dei fiori al limoncello. Li ho presi perché sembravano garbusera, no? Solo per quello. Perché fiori al limoncello, ho letto un po', sono al limoncello. Breakfast in Italy, sweet. Waking up in the morning is a treat with this. This delicate and sweet cookie with limoncello flavor are a great way to start your day. Questi li fanno Brunelleschi S, Borgo dei Medici. C'è la via, ma non c'è la città. Diciamo Borgo dei Medici sarà in Toscana, a Firenze. Limoncello flavor, Borgo dei, cucina, non c'è la città, però qui limoncello. Poi vabbè, ho trovato questi, c'erano dei jerky beef al shiraka. La shiraka è una salsa, sarà sicuramente famosa anche in Italia, piccante, e miele, e sono dei jerky, carne secca di tacchino. E questo la proveremo domani. Adesso oggi facciamo l'unboxing, domani facciamo l'unboxing mangiando. Quindi proveremo tutte queste specialità italiane e non. Poi, altre cose che abbiamo comprato ieri siamo andati alla stazione, abbiamo preso un po' di bamba, eccola qui, la bamba, come si fa a vivere senza bamba? Infatti l'abbiamo presa. È un piatto tipico israeliano, questi sono, sembrerebbero cose di formaggio, in realtà sono di formaggio, ma dentro c'è anche il burro di arachidi, quindi magicissima la bamba israeliana. Poi abbiamo preso un vino, il Zonin Veneto, quindi anche questo fa parte del panorama italiano. Cavolo, ci avevamo dimenticato il gelato. Abbiamo preso il gelato, il famosissimo gelato, che voi direte americano, invece no, guarda, è fatto a Turin. Chi non ha mai mangiato un gelato? No, adesso magari saranno anche marche famose in Italia, ma a me mi dà l'idea che sono nomi inventati solo per il panorama italiano. Io non ho mai sentito sto gelato. Abbiamo la nocciolata e abbiamo il creme caramel. Comunque lo mettiamo in frigo. Subito. Un po' di gelato, ce lo mangiamo. Poi abbiamo perciuschi, una delicatezza. Abbiamo dei croccanti, nutritional, molto buoni. Poi, sempre ciuschi, abbiamo... Poi, per gustare questo buonissimo vino Zonin, abbiamo preso un set di bicchieri. Puro cristallo di Boemia, come si dice sempre in questi casi. Invece no, è proprio cristallo di Boemia. Guarda, c'è il simbolino. Boemia, 24%. Allora, amici gioiellieri in ascolto, cosa vuol dire 24% PB, Repubblica Ceca, Boemia? Guarda che belli. Io prendo questo. Invece Mart si è presa questo. Sempre in puro cristallo di Boemia. Molto bello. Poi abbiamo dello shampoo per Pepita, al gusto fragola, quindi dopo sarà tutta fragolata. Cuccioli, così si possono pulire gli occhi. Guarda che bello, fa tutti il cristallo di Boemia. Poi, questa roba di ciuschi, vabbè, giusto per provare. Ah, come è bello. Giusto per provare abbiamo preso le penne gluten free, che non so se si può vedere nella camera, sono praticamente trasparenti, non so, sì. Volevo giusto sentire sto gluten free, non che ci creda, E anche le organiche. E abbiamo preso anche la pasta, penne organi. Va bene, questo è quanto. Vabbè, con i gelati. E le banane. E le banane.
Quindi questo è quanto per il 360 unboxing. Domani faremo non un 360, un video normale del mangiare, mangerecci, faremo un cappuccino, i biscotti di Boo, buonissimi, e basta. Allora, praticamente tutto, ciao a tutti, ciao!